con il professor Riccardo Spurio, ideatore, promotore, organizzatore del progetto Asterix, alla presentazione dell'edizione 2023, 20 anni in Comune di Ascoli che è stato sempre capofila. Sì, diciamo che è l'unica istituzione che ci è stata sempre vicino in 20 anni. Quest'anno festeggiamo 20 anni di attività, 2003-2023, adesso il progetto è già partito per quanto riguarda il progetto di educazione motoria nelle 76 scuole dell'infanzia, mentre poi nel mondo Asterix ci sono i centri estivi d'estate, il progetto inclusione e disabilità all'interno dei centri estivi e la settimana dello sport ad Arquata del Tronto. Ti sei preso a cuore due cose importantissime, l'inclusione, e da diversi anni molti ragazzi e ragazze, bambini e bambine disabili partecipano al progetto Asterix, ai corsi estivi, e poi Arquata, che ti è rimasta nel cuore, ci hai insegnato, e ogni anno dal 2017 diciamo c'è la settimana dello sport. Sì, adesso quando ritornammo su a scuola, nella scuola nuova, dopo i tragici eventi del 2016, organizzammo alla fine dell'anno una festa dello sport molto molto semplice, e poi l'anno dopo, anche con la tua presenza, facemmo con una cosa un po' più simpatica, organizzata, regalando le magliette a tutti i bambini. Adesso purtroppo insegno in altre sedi, però ogni anno torniamo con la settimana dello sport che organizza il mondo Asterix in collaborazione con le aziende, e quindi portiamo avanti quelli che sono gli obiettivi del mondo Asterix di abbinare l'attività motoria, lo sport, l'inclusione e il sociale. Per quanto riguarda il progetto inclusione e disabilità, quest'anno è il secondo anno che lo sviluppiamo, è un'idea che 2 anni fa mi venne data da Roberta Faraotti e mi disse di svilupparlo, di riuscire a portare avanti queste iniziative. Oltre ad avere tanti bambini nell'ambito del progetto di educazione motoria dell'infanzia, anche tanti bambini partecipavano ai centri estivi. Allora abbiamo pensato di includere anche quelli più grandicelli all'interno degli staff tecnici come formazione di lavoro e socialità nell'inclusione della vita vera e quotidiana. Che poi non è solo sport ma è anche cultura, perché si studia l'inglese, si fanno tante altre attività. Sì, vabbè, si fanno tantissimi laboratori all'interno sia del progetto Asteri che dei campus estivi. Ricordiamo il progetto Un cane per amico con la CIAM, che è molto simpatico, cagnolini che vengono tenuti dai ragazzi e come lavoro di pet therapy, ma soprattutto anche la lingua inglese, il pattinaggio, il tennis, tantissimi sport che forse durante l'anno i ragazzi non conoscono, e quindi fanno un'esperienza motoria nuova.